Gianni Colagione, incontriamo qui Paolo Izzo a Piazza Farnese. Paolo Izzo, candidato alle amministrative comunali appunto qui a Roma, nel primo municipio. Paolo, ci racconti un pochino com'è nata questa tua candidatura? Questa candidatura parte, credo, dall'estate scorsa. Stavamo noi radicali per strada a raccogliere le firme. La nostra condizione privilegiata è quella di essere in mezzo alla strada, seduti a qualche tavolino, a accogliere le persone che sostengono le nostre proposte. Ignazio Marino all'epoca venne a firmare questo pacchetto di proposte referendarie che noi abbiamo riproposto, visto che non era stato raggiunto la quantità necessaria di firme, che era di 50.000, grazie al lavoro nostro, i radicali, Radicali Roma, Radicali Italiani, siamo riusciti a abbassare questa soglia e abbiamo riproposto le stesse tematiche. Chiaramente in queste tematiche di Roma Libera Tutti, come si chiama oggi l'iniziativa, ci sono diritti del cittadino che vanno benissimo per un comune, ma ci sono anche diritti civili, che è la stessa cosa, però attengono per esempio all'istituzione di registri comunali a Roma per le coppie di fatto e per i testamenti biologici. Marino ha risottoscritto queste proposte referendarie e in quell'occasione è nata una possibilità, perché lui ci ha proposto, dice: allora venite, candidatevi nella nostra lista civica perché a noi servono questi temi. È evidente che i radicali possono fare cose che magari il Partito Democratico sarebbe legato e sarebbe impossibilitato a fare, per i contrasti interni che vive normalmente su qualunque tema che attenga ai diritti civili e quindi ai tempi sensibili, come si chiamano. Allora i radicali per strada, eutanasia, testamento biologico, coppie di fatto, è chiaro, sono massimi sistemi, portarli in un municipio significa cominciare dal piccolo a poter estendere un diritto che è anche un dovere dello Stato di garantire una libertà di scelta a chiunque ne faccia richiesta, senza per questo che quella persona che usufruisce di questa libertà obblighi qualcun altro a fare un'altra cosa. Paolo, dove possiamo votarti? E tutto il primo municipio, con la nuova sistemazione dei municipi. Il primo municipio è il centro storico, ma Trastevere, Testaccio, Prati, Borgo, che è anche carino perché sono tutti intorno alla Città del Vaticano. Ho visto che le mie lettere eretiche dovrei metterle. Ecco, diciamo Paolo Izzo è un blogger, scrittore e anima questo blog che è Lettere Eretiche. Le lettere eretiche sono tutte lettere già pubblicate che io metto nel mio blog, perché sono state pubblicate dai giornali a cui le mando. Tutti i quotidiani mi rispondono, interagiscono con queste lettere. Oggi ce n'è una sul Manifesto, ieri ce n'era una sull'Espresso. Sono talmente tante a volte che non riesco nemmeno a seguirle io stesso. Però il tema è sempre quello, la laicità. Se io ne facessi, sono quasi 200 pubblicate, una serie di ciclostile e le mettessi tutto intorno al municipio in cui sono candidato, penso che qualcuno dall'altra parte di queste bellissime mura vaticane, che ancora circoscrivono territorialmente un altro Stato, ma ovviamente non lo circoscrivono da un punto di vista di potere secolare, temporale, quello, una certa osmosi. Eh sì, sembra che da quelle pareti penetrino in un verso ma non nell'altro senso. E quindi grazie a Paolo Izzo, ricordiamoci, anzi vi ricordo, primo municipio a Roma. Grazie ancora.